adesso, adesso andiamo a vedere cosa parte dello spiegatore. Cosa c'è? In realtà in queste slide ci sono anche molte altre informazioni che scorro molto velocemente, di nuovo molto velocemente. E dopo la griglia, dopo la trappola, che cosa c'è? C'è un altro dispositivo che si chiama dissabbiatore. E questo dissabbiatore, che è qui in pianta, come vedete, se riuscite a leggere la pianta, è un dispositivo idraulico che ha una forma a tramoggia, cioè fatto in questo modo, poi converge e poi sotto c'è una parte più piccola. Allora, che cosa serve il dissabbiatore? Serve a progettare, a fare in modo che le eventuali particelle solide che sono passate attraverso la griglia, che hanno superato anche la soglia della trappola, si depositino prima di andare all'utilizzo. Perché, per esempio, oltre all'utilizzo ci sono le turbine, c'è una turbina, la sabbia potrebbe danneggiare la turbina. Allora, come si fa in linea? Dicendo due cose, questi sono concetti che non vi chiedo a lezione, però adesso li illustro molto brevemente senza fare calcoli. L'idea è che il dissabbiatore ha una pendenza molto bassa, l'acqua quindi è praticamente inquiete o quasi, si deve muovere, però da un certo punto di vista si può, in prima approssimazione la potremmo considerare quasi come se fosse inquiete. Le particelle che partono a monte in alto e per effetto della forza di gravità scendono verso il basso, hanno la possibilità di scendere verso il basso senza essere risospese dal moto, perché il moto deve essere abbastanza calmo, non ci deve essere grande turbolenza che risolleva il sedimento. Allora, questo è un dettaglio più accurato del dissabbiatore. E sotto, come vedete, c'è una canaletta. La sezione di dissabbiatore ha una sezione più o meno a tramonto. Sulla sinistra vedete, tra l'altro, che il tirante è più alto del petto, perché poi lì si viene a costruire lo sfioratore. La pendenza è bassa nella direzione, vedete, la pendenza, diciamo, dai parapetti laterali verso il centro è alta, però quella longitudinale lungo la direzione del moto è bassa, e in modo che l'acqua si muova lentamente e non ci sia grande turbolenza. Sotto c'è però una canaletta, quella canaletta appunto la. Se questo è un dissabbiatore o uno sghiaiatore addirittura, allora, cosa succede? La sabbia si deposita, io devo essere anche in grado di liberarla. Sotto c'è una canaletta di raccolta che ha alta pendenza, può essere presidiata da una paratoia in fondo, e ogni tanto io tiro sulla paratoia, per effetto della pendenza c'è un moto molto veloce con quindi con un attrito al fondo elevato, un posto tangenziale al fondo elevato, e questo mi ripulisce il fondo. L'idea è che io ho queste particelle, scendono, come scende? Se io mollo un grave nell'atmosfera, cosa succede? Adesso non guardate i calcoli che ci sono qua, se volete ve li guardate da soli. Se io lascio un grave e lo faccio cadere dall'alta atmosfera, questo continua ad accelerare, arriva a una velocità limite. Sì, arriva a una velocità limite, dipende dai suoi fattori di forma, e poi si muove di moto costante. Qui dentro si assume che la velocità limite sia raggiunta praticamente istantaneamente all'entrata del dissabbiatore, poi si va a calcolare questa velocità limite in funzione di alcuni coefficienti di forma e del peso specifico del sedimento.
quindi si assume che il sedimento abbia una certa velocità orizzontale non molto elevata, una velocità verticale dovuta alla gravità, che però è costante, è sotto l'effetto della gravità, ma tutta l'energia potenziale viene completamente dissipata nell'attrito. Detto questo, si possono fare un po' di conti in funzione del diametro delle particelle, eccetera, eccetera, si riesce a calcolare, diciamo, quanto deve essere la lunghezza di questo sfioratore. La figura del moto è questa, cioè il sedimento entra ad un'altezza y nel dissaviatore, poi c'è la velocità orizzontale u e la velocità verticale, che è questa velocità di equilibrio, e alla fine quindi si deposita entro una distanza l. Il dissaviatore, mi calcolo in prima approssimazione questa distanza L, sapendo la granulometria delle mie particelle, per esempio saranno inferiori delle dimensioni della griglia, per dire, no? Allora, saranno generalmente abbastanza fini, e poi costruttivamente lo faccio lungo una volta e mezza, due volte, un criterio proprio di grande precisione. Però il calcolo, anche perché tutti questi calcoli sono fatti in modo molto, vedete, molto approssimato. E va bene. Nell'insieme dei dispositivi che sono andati a costruire, ad ogni passo io ho cercato di mettere degli ostacoli in modo tale che mi passassero solo 2 m³ al secondo, perché quella lì è la concessione che ho di utilizzo, no? Se utilizzo più acqua di 2 m³ al secondo, poi non è esattamente così. Però io il dispositivo lo devo calcolare bene. Se passo più di 2 m di acqua al secondo, voglio sfiorare la mia acqua che mi ritorna in alveo. Come faccio? Costruisco un ciglio sfiorante, cioè un parapetto più basso rispetto al livello. Nella parte in basso del moto c'è un parapetto più alto, da quella parte lì è più basso. Quando il livello supera una certa quota, l'acqua comincia a defluire. Vista in sezione, la situazione del parapetto sfiorante è così. Da un certo punto di vista simile a quello della trappola, salvo che qui le pendenze verso il ciglio sfiorante sono molto più piccole. Sul ciglio sfiorante, al solito, io voglio che la mia portata passi in corrente critica, quindi, se vi ricordate bene, 1 diviso